Dunque, in questa edizione che si apre ricordando la tragedia dell'hotel Rigopiano, del resort di Rigopiano, 4 anni fa, la valanga che travolse e distrusse tutto, trascinando via anche le vite di 29 persone. Oggi una cerimonia sobria e in forma privata anche in considerazione dell'emergenza Covid, ma per noi sul posto c'è il collega Luca Pompei. Buongiorno Luca. Ciao Marina, un saluto a te, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Alle nostre spalle il Montesella, laddove si staccò la tragica valanga che esattamente 4 anni fa travolse l'hotel Rigopiano, spazzandolo via per centinaia di metri. Una tragedia che costò la vita a 29 persone. 4 anni sono passati. Sul fronte giudiziario le cose vanno molto a rilento. La prima udienza è il 16 luglio del 2019, la prossima soltanto il 5 marzo. Ma oggi è il giorno soprattutto del ricordo, dicevi benissimo tu, cerimonia sobria. Noi siamo stati ospiti e li ringraziamo per questo del comitato dei parenti vittime di Rigopiano, e con loro seguiremo la manifestazione. Siamo in compagnia di Francesco D'Angelo, il fratello di Gabriele, una delle 29 vittime. Oggi è soprattutto, Francesco, la giornata del ricordo. Sì, oggi è la giornata del ricordo, senza critiche e senza niente. Oggi dobbiamo ricordare le 29 vittime, e farle ricordare anche a tutta l'Italia, e li porteremo sempre nel nostro cuore. Una cerimonia sobria, si diceva, anche perché già da qualche anno, al di là dell'emergenza Covid, però già da qualche anno voi preferite passare questo momento soprattutto in un momento di intimità vostra. Sì. Quest'anno con l'emergenza Covid sarà una messa tra di noi ristretta, però anche in futuro si potrà mantenere anche questa cosa qui. Francesco, insomma, 4 anni sono passati. Questi 4 anni, soprattutto ricordando la storia di Gabriele, incredibile, i famosi messaggi di Gabriele che chiedevano aiuto e soccorso. Come sono passati questi 4 anni? A distanza di 4 anni, qual è il tuo pensiero? A distanza di 4 anni sale sempre di più la rabbia, perché ogni volta esce un pezzo mancante di questo procedimento. Non riusciamo a tirarne fuori veramente tutte le responsabilità. Siamo ancora nella fase di dibattimento, e nella fase principale, ancora andiamo nella fase di dibattimento. Dicono che ci vuole il tempo, noi aspettiamo, però abbiamo paura della prescrizione. In ogni caso, e qui chiudiamo il collegamento Marina, a meno che tu non abbia delle domande, in ogni caso è stato ribadito anche questa mattina rispetto alle notizie dei giorni scorsi, che non si dica che queste persone siano morte a causa del terremoto. No, non sono morte a causa del terremoto. Sì, hanno fatto una perizia tecnica all'Università d'Annunzio, però il terremoto sì, è imprevedibile, però le valanghe sono prevedibili. Qua già si sapeva che era una zona valanghifera, perché ci sono delle carte, documenti che stanno agli atti, che il comune di Farintola e altri enti hanno fatto delle perizie valanghifere. Marina, hai Sì, no, domande? Luca, Intanto ti solo ricordo, sì, dimmi. come hai trovato, diciamo, la zona, l'atmosfera, le persone, soprattutto abbiamo detto cerimonia in forma privata, ma insomma, più in generale, Sì. come c'è ancora quella traccia anche emotiva nella zona? Assolutamente sì, noi siamo stati anche a Farindola. Tra l'altro questa mattina c'è stato un importante tavolo tecnico per la realizzazione del Giardino della Memoria, la presenza del sindaco Lacchetta di Farindola. Ecco, da quel punto di vista il progetto va avanti. Il progetto va avanti, ci sta il nostro architetto Chimisso che porta avanti il progetto. Oggi anche con il sindaco e l'amministrazione comunale di Farindola andremo avanti con questo progetto. E quindi anche una così mestizia a Farindola, che tra l'altro oggi, essendo in zona arancione, non c'era tanta gente in giro, però si sente Certo, nell'aria Marina certo. ancora il forte dolore per quella terribile tragedia. Ti ricordo, alle 3 raggiungeremo il totem dell'hotel Rigopiano, l'alzabandiera
bandiera intorno alle 15.30, poi la Santa Messa, dovrebbero esserci anche le autorità, tra cui il Presidente della Regione Marco Marsiglio.